Campania, quindi sui servizi che forniamo assieme alla Regione, ai SUAP del territorio e non solo, a tutti gli enti coinvolti nei procedimenti. Io sarò molto breve perché ci sono molti interventi e interventi importanti che vi illustrerò. Solo brevemente, questo è un evento online all'interno di un progetto finanziato affidato al Formez, al Dipartimento della Funzione Pubblica all'interno del PON 2014-2020, che teoricamente scade nel 2021, ma siccome proprio ieri è stata approvata la nuova agenda per la semplificazione da parte del governo, speriamo che il progetto possa essere rinnovato e prorogato in modo tale da continuare a dare il nostro supporto alle amministrazioni che le misure di semplificazione vogliono attuare. C'è un altro progetto del Dipartimento della Funzione Pubblica che si chiama Delivery Unit, che sempre insiste sull'attuazione delle misure di semplificazione, in particolare quelle che sono legate alla nuova agenda che vi dicevo è stata approvata ieri in conferenza delle regioni. Che cosa fa questo progetto? Questo progetto in questo momento sta realizzando dei webinar e dei focus, ecco, è importante, i webinar sono aperti a tutti i partecipanti e sono più di informazione e di formazione, mentre i focus possono essere delle riunioni operative che possiamo, o seminari di approfondimento che possiamo effettuare, purtroppo in questo momento solo online, ma speriamo che a breve ci si possa anche di nuovo incontrare. E questi seminari che sono cominciati a fine ottobre, continueranno sicuramente lasciatemi le slide per favore, che sono sicuramente fino a gennaio-febbraio, sono su tematiche che ci sono state segnalate dai centri di competenza per la semplificazione che sono stati attivati all'interno del progetto. Vi ho fatto vedere prima quali erano le tematiche, una delle tematiche è ovviamente le azioni delle regioni a supporto delle amministrazioni locali per la semplificazione, che è il tema in qualche modo del nostro incontro, ma in precedenza abbiamo realizzato iniziative di formazione, informazione e affiancamento sulle tematiche che vedete in questa slide. Tutte le cose che noi abbiamo realizzato sono disponibili online a questo indirizzo, dove ci sono tutte le iniziative realizzate nel progetto e quindi ci sono anche le registrazioni degli incontri precedenti, nonché le slide che possono essere utili anche a chi non ha partecipato agli incontri. Solo due parole sui centri di competenza. Il progetto si preoccupa di attivare nelle regioni ovviamente interessate dei centri di competenza regionali per la semplificazione. Per favore, lasciatemi le slide della semplificazione che diciamo, hanno come obiettivo quello di supportare l'amministrazione per la risoluzione di problematiche attuative complesse e per la gestione di procedure complesse, anche se in fondo, diciamo, con l'esperienza che abbiamo fatto in questi anni, le procedure complesse sono anche quelle semplici, quindi sono quasi tutti. Nei centri di competenza operano sia esperti del progetto, reclutati appositamente per queste attività, sia esperti ovviamente della pubblica amministrazione, in particolare delle regioni o rappresentanti dei SUAP, che ovviamente portano la loro competenza all'interno del centro. Questi sono i centri di competenza che fino adesso abbiamo attivato, in realtà ci sarebbe anche l'Umbria che però ha un po' rallentato lo start-up di questo centro che quindi per adesso non abbiamo inserito e quindi diciamo, è un discreto numero di amministrazioni, molto diverse tra di loro e quindi anche molto diverso a volte le attività che i centri di competenza svolgono in queste regioni. Quali sono stati i risultati raggiunti dai centri? Qui ve l'elenco, vi voglio dire solo alcuni importanti, per esempio che riguardano più direttamente, ma poi ci saranno altri che le illustreranno, sono proposte di semplificazione della modulistica regionale, strumenti a supporto della semplificazione, come manuali, linee guida e infrastrutture tecnologiche che saranno
sicuramente si stanno realizzando in Campania, e in Campania un'altra cosa importante che mi sembra si stia avviando in questo momento è una cooperazione e coordinamento tra i diversi servizi dell'amministrazione regionale, come testimonia, diciamo, la presenza oggi di ben due assessori. La prossima volta spero che invitiate il presidente De Luca, che io avrei molto piacere a conoscere. Un po' di amenità, ecco qui, solo altre due o tre cose sui centri di competenza regionali importanti, nel senso che sono stati riconosciuti all'interno della programmazione comunitaria. Per esempio, in Friuli e in Sicilia sono inseriti nei piani di rafforzamento amministrativo, e invece molto importante anche è che nei piani strategici regionali di Calabria, Campania, Sicilia e Molise, piani strategici che riguardano le aree ZES, i centri di competenza sono stati individuati formalmente, anche se è sempre un piano strategico, quindi bisogna vedere come poi vengono attuati, come strumento per realizzare percorsi di semplificazione nelle aree ZES. Questo è quello che può fare la semplificazione amministrativa nelle aree ZES, e quindi, diciamo, sostanzialmente fornire da un lato supporto alle amministrazioni per semplificare le procedure, dall'altro creare, diciamo, forme di coordinamento tra i vari enti, anche attraverso, diciamo, la stipula, scusate, di convenzioni tra enti, che viene riportata qui nell'elenco di quello che possono essere i fattori di semplificazione per agevolare insediamenti nelle aree ZES. Quindi abbiamo realizzato già la settimana scorsa un incontro con tutti gli enti coinvolti nelle aree ZES della regione Calabria. Siamo anche in Campania, siamo in contatto con soggetti, come voi sapete, come Sergio Mazzarella sa benissimo, siamo in contatto anche con chi si occupa di aree ZES in Campania. Quindi in prospettiva potremmo fare anche una riunione di coordinamento al quale sul tema della semplificazione nelle aree ZES, lasciatemi per favore la slide, nelle aree ZES, a quale sono molto interessati a partecipare anche il Ministero per il Sud e l'agenzia per la coesione. Questo è l'incontro di oggi, rispetto al quale io voglio ringraziare gli assessori che partecipano, anche se penso solo per un saluto, ma che ovviamente sia noi che soprattutto il dottor Mazzarella terrà costantemente informati per le attività che si stanno, importanti le attività che si stanno realizzando in Campania. Ringrazio anche Unioncamere, questa è una cosa molto importante, perché con Unioncamere si sta realizzando una forte sinergia, in modo tale che le amministrazioni della Campania possono avere sul portale di Unioncamere sempre della modulistica aggiornata e delle informazioni aggiornate tarate sul contesto regionale. Solo due parole per dire che noi stiamo collaborando col SURAP della Campania praticamente dalla sua istituzione, e che abbiamo fatto parecchie cose, però, diciamo, il cambio di passo lo ha dato sicuramente Sergio Mazzarella, che ringrazio per questo suo impegno, che ha creduto nelle nostre proposte e nelle nostre attività. Ricordo a tutti i partecipanti, ecco, queste sono le principali tematiche che verranno affrontate oggi, anche dal dottor Rocca Salva, col quale collaboriamo ormai da tantissimi anni, che è un amico, anche un amico fraterno, oltre che un bravissimo professionista. E vi ricordo che a tutti i partecipanti che potete mettere nello spazio delle domande, inserire le vostre domande, alle quali nell'ultima mezz'ora cercheremo di dare risposta, quelle alle quali non riusciamo a dare risposta nel tempo stabilito, poi le ritroverete pubblicate a questo indirizzo, che spero sia
Sì, è quello giusto, cioè lo stesso indirizzo al quale vi siete iscritti e lì troverete anche le slide e la registrazione dell'evento. Quindi auguro buon lavoro a tutti, speriamo che la tecnologia ci assista perché insomma quando si è sempre tanta gente a volte ci sono dei problemi, ma mi sembra che tutti sentano abbastanza e quindi ridò la parola a chi di voi, non so se l'assessore Marchiello o l'assessore Felice Casucci vogliono intervenire per primi, io comunque rimango collegata con voi e vi ringrazio per la partecipazione. Non so se c'è l'assessore Marchiello, sono Felice Casucci, non so se c'è l'assessore Marchiello. Prego, assessore, può anche Sì, era per cominciare un lei atto di se vuole. cortesia verso il collega Marchiello che ha seguito io dell'hotel. Allora, aspettiamo un attimo. Francesca, l'assessore Marchiello ha qualche problemino tecnico, quindi assessore, se vuole cominciare lei, così diamo continuità al webinar. Sì, poi possiamo sempre dargli la parola anche nel mezzo di un altro intervento, insomma, subito dopo di lei. Prego. Io mi limito ai saluti istituzionali, anche se ci sarebbe molto da dire, anche alla luce delle cose interessantissime che ci ha detto la dottoressa Ferrara, che ringrazio il Formez per il supporto che dà alla Regione Campania e in particolar modo allo straordinario lavoro che sta facendo. Il riconoscimento va dato e va detto perché lo ha fatto già la dottoressa Ferrara, ma lo faccio anch'io a Sergio Mazzarella, il dirigente SURAP della Regione Campania. Nel limitarmi ai saluti, avendo una competenza giuridica su temi più o meno simili a quelli che sono stati un attimo fa evocati, dico solamente che la semplificazione non solo è un'arte complessa e sottile, ma richiede tutta una serie di sensibilità e di incroci di competenze che mi sembra che voi abbia ampiamente avviato, soprattutto con il centro di competenze e con la delibera 437 dell'agosto 2020. Io una sola riflessione vi invito a fare, perché poi lavoreremo insieme avendo la delega alla semplificazione, una delega specifica che ha voluto attivare il Presidente De Luca. Noi abbiamo già nei nostri tavoli di lavoro sul turismo già verificato tutta una serie di necessità, di difficoltà e di soluzioni che si riescono a dare finalmente grazie al supporto dei SUAP, in particolar modo nel settore extra alberghiero. Credo che Unioncamere, soprattutto con il portale Imprese in un giorno, stia dando un contributo significativo sulle criticità. C'è il presidente Ciro Fiola che ringrazio e saluto. E il mio auspicio è che il tema della semplificazione, che è un tema, come dicevo, complesso e sottile perché pone problemi. Quando si tende verso la standardizzazione, si lavora su una sussidiarietà spinta, ci sono sempre problemi di governance dell'interpretazione. Ecco, che noi possiamo lavorare sui temi della standardizzazione interpretativa in maniera coesa, evitando di fare degli strumenti di bordo, poi invece un ostacolo alla semplificazione e non uno strumento della semplificazione. Quindi io auspico una fortissima e intensa collaborazione come Regione Campania, ovviamente, non solo a titolo strettamente personale, con Formez, con Unioncamere e in particolar modo con Sergio Mazzarella, ma di questo ne abbiamo già lungamente discusso. Lavorerei e pregherei soprattutto di tener conto quello che è il tema della semplificazione legato alle aree più fragili, in particolar modo le aree interne, i piccoli comuni delle aree non solo interne, perché lì un'esigenza maggiore di supporto, un'esigenza maggiore di sostegno finalizzato alla semplificazione mi sembra che ci sia. Vi ringrazio di tutto, vi auguro buon lavoro, non potrò seguire i vostri lavori, ma avrò da Sergio Mazzarella le indicazioni perché abbiamo una giunta e abbiamo tutte le attività preparatorie alla giunta stessa. Vi ringrazio, buon lavoro, buona giornata e speriamo presto di incontrarci per lavorare insieme sui temi della semplificazione che mi competono per delega. Grazie. Bene, grazie all'assessore. Avevo visto che c'era anche Antonio Marchiello. Vuole intervenire lei?
L'avevamo vista No, prima, eccolo qui, non benissimo. sono assessore Macchiello, sono Debole, sono il capo della segreteria dell'assessore Macchiello e l'assessore a momenti sarà qui con noi. Magari interverrà appena arriverà in sede. Va bene, d'accordo. Allora, passiamo la parola a Unicamere Campania. Vedo Ciro Fiola che è collegato. Non la sentiamo però per adesso. Attivato il microfono, dottor Fiola. Disattivato, è disattivato. Sentite? Sì, benissimo. Ok. Sentite? Ok. Molto bene. Benissimo, benissimo. Allora, sulla questione del SURAP e del SUAP, da quando ho assunto la presidenza della Camera di Commercio di Napoli, noi abbiamo quasi il 50% dei comuni aderenti al SUAP. C'è ancora qualcuno che non ha, come dire, preso e fatto la delibera di servirsi della, diciamo, documentazione, dei modelli della Regione Campania. Quindi questo crea un po' di disagio alle imprese che vogliono fare l'iscrizione. Noi in alcuni casi e per alcune categorie abbiamo bypassato questo problema dando direttamente l'iscrizione, però purtroppo i comuni dovrebbero acquisire la documentazione regionale. Poi ci sono altri comuni che addirittura si servono di privati per il loro SUAP. Noi abbiamo avuto l'esempio di un comune della Costiera. Tenete presente che il nostro servizio è gratuito, impresa in un giorno è gratuito per i comuni. Eppure questo comune, nonostante avesse firmato la convenzione con noi, l'ha disdetta e è andata a fare un contratto con un privato che poi si serve di dati che sono in nostro possesso, Unioncamere, per 18.000 euro all'anno. Quindi ci vorrebbe qualche provvedimento dove si costringerebbero, detto tra virgolette, i comuni ad aderire al SURAP e ai SUAP delle varie camere di commercio della regione. Noi abbiamo attivato anche il SUE, che è una cosa simile per quanto riguarda le pratiche edilizie. Devo dire che il primo comune in assoluto che ha aderito a questo nuovo servizio è il comune di Torre del Greco. Quindi dovremmo un po' fare pressione sui comuni ad aderire a queste iniziative delle Camere di Commercio della Regione, ai SUAP impresi in un giorno delle Camere di Commercio e non rivolgersi all'esterno. Nei mesi scorsi abbiamo acquisito, finalmente dopo 3 anni, anche il Comune di Napoli, che pagava un bel po' di soldini a un'azienda privata, ma nonostante pagasse non funzionava nemmeno il servizio. Il Comune di Napoli è uno di quelli che non ha ancora preso atto della diciamo modulistica regionale. Si spera che a breve lo faccia perché veramente ci si crea problemi alle imprese che noi stiamo tentando di sopperire, ma non è che lo possiamo fare in eterno se un comune non acquisisce, quindi ci dovrebbe essere un obbligo da parte dei comuni ad acquisire la modulistica regionale. Quindi noi siamo sul pezzo, insomma, e vorremmo che tutti i comuni aderissero a imprese in un giorno. Dobbiamo chiedere all'assessore Marchiello di farsi carico di prevedere, magari se si può, di un provvedimento ad hoc dove obbligherebbe i comuni ad aderire a questa rete, perché io poi alla fine la chiamo una rete istituzionale per far funzionare meglio i servizi, semplificare e in questo modo si va anche nella strada dell'interesse delle imprese. Sappiamo che insomma, alcuni comuni, come sta scrivendo qualcuno, a volte non sono
D'accordo, sentiremo, ma insomma, Unione Camere ormai la sua piattaforma funziona sicuramente bene, i comuni penso che aderiranno compatibilmente ovviamente Lo con le credo, loro scelte. è complicato. Noi addirittura abbiamo pensato come Camera di Commercio, quando si fanno i bandi a favore degli enti locali, di mettere una premialità a chi già aderisce al SUAP, perché potendo ricevere i soldi delle imprese è anche, dovrebbe essere scontato che il comune faccia gli interessi delle imprese semplificando i servizi. Va bene, la ringraziamo Si figuri. moltissimo del lavoro e della Va presenza. bene. Non so se l'assessore è arrivato, altrimenti Antonio Marchello se vuole intervenire. No, purtroppo non è ancora qui, magari interviene il Può dottor venire più Mazzarella. tardi, certo, anche in chiusura. Allora, Sergio Mazzarella, ci illustri le belle iniziative che sono in corso. Sì, grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio Francesca e anche l'assessore Casucci, insomma, per i complimenti. Comunque, diciamo, è una squadra che sta lavorando, una squadra, diciamo, un po' ridotta, non eccessivamente numerosa, ma diciamo che sta lavorando per cercare di semplificare tutta la tematica dei SUAP. Allora, per la legge regionale numero 11 del 2015 è stato istituito il SURAP come diciamo, risposta della Giunta De Luca alle esigenze dei territori e anche dei SUAP di una maggiore semplificazione e diciamo, innovazione per quello che è il rapporto delle aziende, degli utenti attraverso gli sportelli unici delle attività produttive comunali. Il legislatore nell'introdurre i SUAP comunali sicuramente aveva un'intenzione di semplificare la vita degli imprenditori o di coloro che vogliono aprire imprese, quindi dando un solo punto di riferimento, un unico sportello comunale a cui rivolgersi, anche in un'ottica, diciamo, forse adesso possiamo dire un po' purtroppo superata anche dalle esigenze del Covid, nel senso di avere anche un accesso fisico vicino, diciamo, a quello dello sportello del comune, a cui recarsi anche personalmente per poter, diciamo, parlare con gli operatori in merito a quelle che sono le proprie esigenze. Ovviamente, diciamo, adesso con le tematiche purtroppo sanitarie attuali, ma anche con l'evoluzione che c'è stata, diciamo, accompagnato in questo periodo da un rapporto invece basato informatico, ora sicuramente tutto il lavoro e diciamo, i contatti con l'utenza sono ormai pressoché totalmente impostati sul sistema informatici. Quindi in questa ottica anche, come SURAP ci siamo posti il problema di come fare insieme ai nostri partner, come cercare di migliorare quello che possono essere i servizi che sono forniti dai SUAP comunali e per beneficiare quindi quello che è l'utente finale, che è il cittadino, in particolare l'impresa. E a seguito già di alcune attività che erano state svolte, in particolare la Regione Campania aveva già firmato un protocollo d'intesa con Unione Camere Campania, però anche poi con il Formez diciamo, abbiamo un rapporto di collaborazione costante, quindi si è pensato di sviluppare un programma annuale diciamo, formalizzato di collaborazione per semplificare e migliorare i servizi dei SUAP. I SUAP, ovviamente, i comuni sono diciamo, organizzati in maniera diversa. Certamente ci sono delle realtà che sono più attrezzate, più dotate per rispondere meglio alle esigenze dell'utenza, però ovviamente ci sono anche molti comuni che sono dei piccoli comuni che hanno delle risorse limitate, purtroppo anche di personale. Devo dire, anche lo stesso SURAP, noi
siamo costituiti, oltre da me, il Cultura è costituito da due funzionari, che è il dottor Damiano e il dottor Iaccarino, che ringrazio, nonché poi dalla collaborazione, diciamo, trasversale della dottoressa De Gennaro. Quindi, diciamo, siamo anche limitati, noi, anche noi limitati come personale. Quindi l'idea era quella di trovare un sistema, come dire, una struttura, un modus operandi che permettesse di coordinare meglio le attività di tutti, diciamo, i soggetti con i quali si collabora, quindi in particolare Unioncamere e per esso anche Infocamere, che è il braccio operativo di Unioncamere, da una parte, dall'altra parte il Formez, con il quale abbiamo, diciamo, appunto il supporto per le attività, in particolare normative, regolamentari, di semplificazione con il progetto che è finanziato dal Ministero della Funzione Pubblica. E in quest'ottica quindi si è creato quello che è il programma annuale del SURAP, che è volto proprio a iniziare, diciamo, a rapportarsi in maniera più proattiva con i SUAP, con i comuni campani, cercando di fornire un'assistenza e delle risposte alle loro esigenze. Il SURAP già da tempo attua un monitoraggio annuale costante di quelli che sono i servizi forniti dai SUAP campani e in particolare delle piattaforme informatiche che utilizzano i SUAP, che devono mettere a punto per appunto dialogare e permettere agli utenti di poter accedere con le loro istanze e le loro richieste. Questo monitoraggio, in particolare mi riferisco all'ultimo, ha evidenziato, ma diciamo non è una sorpresa purtroppo, che una parte dei comuni campani sono in netto ritardo sullo sviluppo delle proprie piattaforme e del standard minimi di servizi che devono fornire. In realtà questo ritardo si inserisce in quello che è un ritardo più generale di tutta l'Italia, tanto è vero che purtroppo in Italia siamo sanzionati dall'Unione Europea per un servizio, diciamo, per il non raggiungimento di un servizio standard minimo dei SUAP e quindi diciamo dei servizi e degli standard di servizi che vengono forniti alle imprese. Nel porre rimedio a questo, si è ipotizzato appunto una serie di iniziative nelle quali la giornata di oggi si inserisce pienamente, diciamo, diventa un punto importante, quello di andare incontro in particolare ai comuni, ai SUAP che sono in maggiore difficoltà e che prevalentemente spesso sono costituiti dai comuni più piccoli, spesso anche, come diceva anche l'assessore Casucci, collocati all'interno, diciamo, piccoli comuni che hanno delle minori strutture, minori possibilità di, diciamo, di migliorare il servizio. Evidenziando questo ritardo in maniera però assolutamente, diciamo, da parte del SURAP, assolutamente non critica, ma diciamo per stimolare i comuni stessi ad attivarsi per migliorare il servizio. Nel fare questo, contemporaneamente si offre, come nella giornata di oggi e più tardi poi se ne parlerà, la possibilità per esempio di aderire, come diceva anche il dottor Fiola, gratuitamente alla piattaforma Imprese in un giorno, che è fornita gratuitamente da Unioncamere Campania e con l'assistenza di Infocamere, che è il loro braccio operativo esperto, gratuitamente ai comuni. Il fatto che però sia offerto gratuitamente non significa che il servizio sia a costo zero, assolutamente, è un servizio i cui costi sono supportati da Unioncamere e messi a disposizione dai comuni. Abbiamo rilevato in questo che molto spesso anche i comuni non ne sono a conoscenza o non sono pienamente consapevoli di questa possibilità, per cui diciamo anche uno dei messaggi della giornata odierna è quella di valutare questa possibilità. Diciamo, noi non possiamo tendenzialmente imporre ai comuni come sviluppare le loro attività, sono per legge tenuti a fornire sicuramente il sistema, diciamo, come dire, lo strumento, il servizio dei SUAP e lo spirito è quello di cercare con loro che sono in ritardo di suggerire delle soluzioni, eventualmente anche a costo zero, per migliorare il servizio e di questo se ne parlerà infatti poi nel prosieguo con i colleghi che diciamo, rappresenteranno meglio questa possibilità per i comuni. Noi abbiamo già da tempo iniziato ad avere dei colloqui, dei sorti di B2B con i comuni che ci richiedono, perché noi per provincia abbiamo esaminato le piattaforme, lì dove abbiamo rilevato delle criticità, come USURAP abbiamo proprio scritto ai comuni evidenziando le criticità rappresentate, anche invitandoli casomai a contattare il SURAP e la squadra che abbiamo messo
insomma, di cui adesso poi specifico meglio le competenze, proprio per cercare di trovare queste soluzioni. E devo dire, già con molti comuni abbiamo avuto una serie di contatti e abbiamo rappresentato quali potrebbero essere i vantaggi per chi non l'ha ancora fatto a passare, per esempio, alla piattaforma impresa in un giorno. Tutto questo sempre nello spirito, però, diciamo, non di una recriminazione nei confronti dei ritardi dei comuni, ci rendiamo conto delle difficoltà, ma soprattutto di uno stimolo a collaborare per trovare insieme delle soluzioni. Per far questo, diciamo, l'idea è stata quella di creare un gruppo, un punto di riferimento a cui i SUAP possono far capo e che diciamo, sono rappresentati dal SURAP, ovviamente, che io dirigo, ma in particolare poi la squadra è composta da Unioncamere, con il quale, dicevo, abbiamo già da tempo un protocollo d'intesa in atto. Per esso, insieme a Unioncamere, Infocamere, che è il braccio operativo di informatico di Unioncamere, molto esperto, che ringrazio e che aggiorna quotidianamente, per esempio, la piattaforma Imprese in un giorno, a seconda delle normative che escono a livello nazionale ed europeo. Il Formez, con il quale abbiamo poi formalizzato il piano di attività nell'ambito del programma, appunto, che svolgono semplificazione per il Ministero della Funzione, e insieme abbiamo accolto, diciamo, quella che era la proposta del Formez stesso di istituire un centro di competenza a supporto del SURAP, che è stato istituito, come ha ricordato l'assessore Casucci, con la delibera 437 di agosto. E già subito a settembre si è insediato, abbiamo iniziato a lavorare, lavoriamo attivamente insieme anche a altre direzioni generali che invitiamo per tematiche, quando si tratta di approfondire determinate tematiche, e insieme anche, diciamo, in collaborazione talvolta anche con il Formez, anche con IFEL, diciamo, che per esempio ci aiuta su alcune tematiche di semplificazione e in particolare sul monitoraggio dei SUAP. Quindi si è creata una struttura, una squadra che lavora per cercare di semplificare, standardizzare, uniformare quelle che sono le tematiche di competenza dei SUAP, con particolare attenzione a quella che è la modulistica che i SUAP devono utilizzare. C'è una modulistica che ovviamente è approvata a livello nazionale e che dalla conferenza delle regioni e che, diciamo, non possiamo modificare, ma dobbiamo attenerci a quanto approvato a livello nazionale. Poi c'è una modulistica invece che è declinata in chiave regionale a seconda delle normative regionali. Su questo abbiamo già, posso dire che abbiamo già fatto degli ottimi come dire, test, un ottimo rodaggio, per esempio approvando quello che era la circolare e la modulistica per le agenzie di viaggio, che è stata messa a punto dall'ufficio competente della Regione Campania, dalla dottoressa Colombo Auricchio, così come si è approvata e condivisa quella che è la modulistica per il commercio, ai sensi del nuovo testo unico del commercio, che è stato sicuramente un output importante dell'assessorato alle attività produttive negli ultimi tempi, aggiornando e modificando quella che è la modulistica per il commercio ambulante e la modulistica per il commercio su aree private. E a breve vi anticipo che ci sarà, grazie anche alla collaborazione soprattutto del Formez, che ringrazio vivamente, l'aggiornamento della restante modulistica per la tematica del commercio, nonché le linee guida per i SUAP regionali della Regione Campania, che diciamo, sono ancora, non erano state licenziate a seguito poi della normativa che istituiva i SUAP. Quindi, diciamo, è un lavoro notevole, un lavoro di squadra che stiamo mettendo che stiamo sviluppando e che richiederà una costante applicazione, diciamo, un lavoro costante di aggiornamento, di introduzione anche di nuove modulistiche, di coordinamento per superare anche quelle che possono essere delle difficoltà o diversità di interpretazione della normativa nazionale, ma in particolare della normativa regionale, nonché
un punto essenziale il centro di competenza, il SURAP, per ricevere attraverso questi canali quelli che sono degli stimoli, delle richieste dal territorio, in particolare dai SUAP, ma anche dalle camere di commercio, che evidenziano quelle che sono le richieste principali e le difficoltà principali che trovano gli imprenditori nell'approcciarsi, per esempio, alle modulistiche dei SUAP e ai servizi dei SUAP stesso, nell'ottica appunto di semplificare, di migliorare e di assicurare un servizio e quindi diciamo un ambiente più favorevole per le imprese stesso. Sicuramente l'assessore Marchiello, ecco, evidenzierà che questa è una tematica importante per l'assessorato alle attività produttive, ma per la giunta regionale in generale, e se quello che poi entreremo, diciamo, con i successivi interventi di Riccardo Roccasalva e dottor Quinni su quelle che sono un po' le iniziative, il modus operandi appunto del centro di competenza e anche poi, diciamo, le caratteristiche della piattaforma Impresa in un giorno. Però, diciamo, sostanzialmente il concetto si può ridurre nell'offrire ai SUAP, ai comuni, in particolare quelli che si trovano in maggiore difficoltà, un punto di riferimento, una squadra, come dire, una struttura, una rete che può cercare di favorire la soluzione dei problemi dando dei chiarimenti oppure anche eventualmente proponendo agli uffici competenti della Regione Campania quelli che possono essere degli aggiornamenti oppure colmare con delle iniziative di provvedimento, di norme, quelle che sono delle lacune che sono rilevate dal territorio. Noi in questo lavoro ovviamente abbiamo molto seguito quelle che sono le istanze, le richieste che pervenivano dal basso, dal territorio, grazie soprattutto a quelle che erano le istanze che ci sono state rappresentate da Union Camere e da Formez, approcciando appunto quelle che erano delle tematiche più sentite, queste per esempio del commercio estremamente sentite e abbiamo, come dire, applicato, ci siamo dedicati prevalentemente a porre rimedio, quantomeno ad aggiornare la modulistica dei settori che sono molto richiesti. Tutto questo mi permetto di evidenziare, anche poi è diventato ancora più importante purtroppo alla luce della crisi sanitaria da Covid. In realtà questo progetto era iniziato proprio poco prima che scoppiasse diciamo, la pandemia da Covid, e infatti la riunione, questo incontro di oggi, noi l'avevamo programmato di farlo di persona presso la Regione Campania, anche perché l'incontro, diciamo, di persona comunque ha sempre un valore aggiunto per dare la possibilità anche ai comuni, ai rappresentanti dei comuni di creare dei rapporti diretti, stabili anche con questa squadra che ho presentato. Purtroppo, diciamo, i fatti, la triste realtà sanitaria poi dopo tempo, insomma, ci ha costretto ad abbandonare questo progetto di un incontro di persona e quindi di utilizzare il canale web. D'altra parte, tutta l'attività ormai del SURAP, del centro di competenze, è assolutamente tutta sviluppata su sistemi informatici e quindi con contatti e lavoro da remoto. Però sicuramente il ruolo in questo contesto, il ruolo dei SUAP e anche le piattaforme informatiche dei SUAP assumono un ruolo estremamente importante, visto che risulta più difficile per l'utente recarsi fisicamente di persona allo sportello, mentre invece, diciamo, questo sviluppo di questi sistemi anche informatici e di questa assistenza, diciamo, anche da remoto diventa estremamente importante. Vedo collegato l'assessore Marchiello, e quindi io sostanzialmente poi rinvio anche agli altri interventi che seguiranno per maggiori dettagli. Noi siamo a disposizione per tutti i comuni e l'assessorato a disposizione, quindi assolutamente vogliamo, come dire, aprire e diciamo, sviluppare questo dialogo con tutti i comuni, in particolare coloro che si trovano in una maggiore difficoltà, però per un lavoro costante e continuo tra noi, l'assessorato, gli altri assessorati coinvolti. Adesso, ecco, c'è anche l'assessorato, la semplificazione dell'assessore Casucci, ma anche con il resto della squadra, quindi Union Camere, Formez e Infocamere.
Io vi ringrazio, sono a disposizione per qualsiasi chiarimento ulteriore e credo che sia il caso di far passare la parola all'assessore Marchiello a questo punto. Senz'altro, ben arrivato Antonio Marchiello, le passiamo la parola. Ora mi sentite? No. Sì, la Bene, sentiamo. buongiorno. Con la Sono mascherina, io. ma la sentiamo. Vabbè, il mio ritardo è perché ero impegnato su altri fronti. Io No, non si mi preoccupi. riallaccio a quello che ha detto il dirigente, il dottore Mazzarella, che ha avuto questo incarico perché voi sapete che è uno degli impegni del presidente De Luca. Nel 2015 abbiamo fatto questa legge della semplificazione, abbiamo previsto la istituzione del SURAP. Lento pede, ma con attenzione siamo andati avanti. E credo che fare questo centro di competenza sia un momento importante perché utilizziamo le professionalità di Unioncamere, di Formez. Ma io vorrei integrare soprattutto, e lo dico al dottore Mazzarella, la capacità e la professionalità sul territorio delle Camere di Commercio, perché le Camere di Commercio devono, credo che ci sia il dottore Fiola che mi ascolta, devono essere un punto di riferimento per tutti i comuni, non solo per quelli che hanno convenzione o altro. Noi dobbiamo entrare nelle case dei comuni e dettare le indicazioni previste dalle norme. Semplificazione massima, modelli unificati, tutto quello che può dare al cittadino che attinge ai nostri sportelli la possibilità di entrare nelle attività produttive con la massima serenità. E con veramente la semplificazione deve essere connaturata nel processo. Ovviamente per fare questo ci stiamo lavorando come regione, il SURAP diventa il riferimento di tutti i 550 comuni. Ho visto che laddove c'è convenzione con le Camere di Commercio si hanno risultati rispetto ai 182 comuni, se ricordo i numeri perché mi sono letto un po' le carte mentre venivo qui da voi, quelli che hanno la convenzione con le Camere di Commercio riescono a dare maggiore attenzione e soluzione ai problemi dei cittadini. Questo mi conforta nel fatto che ritengo che le Camere di Commercio sono uno sportello essenziale sul territorio regionale e siccome per fortuna abbiamo ai vertici delle ottime professionalità, ritengo che possiamo insieme fare un percorso più veloce. Ovviamente impresa in un giorno deve essere portata all'attenzione di tutti i comuni perché è veramente lo sportello importante per realizzare quello che stiamo tentando di fare. Ritengo comunque che nelle prossime, perché il dottore Mazzella ha previsto un calendario, nelle prossime convocazioni saremo man mano sempre più precisi e più attenti alle esigenze e dobbiamo spingere su quei territori dove c'è meno presenza SURAP, non perché voglio dire probabilmente questi comuni siano disattenti alle norme. Ma perché se ci mettiamo insieme probabilmente riusciamo a dare risultati univoci, risultati migliori per i cittadini, ma soprattutto velocizzando i tempi di realizzazione delle pratiche di autorizzazione. Mi fermo, voglio ascoltarvi e se del caso poi intervengo. Grazie. Bene, assessore, grazie del suo intervento. A questo punto io entrerei nel vivo con la descrizione delle attività e chiederei di caricare le slide di Riccardo Roccasalva che ci illustrerà nel dettaglio le iniziative che sono in corso, alle quali spero che anche gli esperti dei comuni che sono in questo momento collegati con noi vogliano partecipare.
il dottor Sergio Mazzarella ha ricordato la squadra che lavora presso il suo ufficio della regione e io dico che voglio solo ricordare che insieme a Riccardo Roccasalva lavora un'altra nostra esperta che è Pina Russo, che partecipa costantemente alle attività del centro di competenza della regione Campania. Oltre ovviamente anche ad essere entrambi impegnati anche a livello nazionale sulle iniziative specifiche nei campi di loro competenza. Prego, Riccardo. Grazie Francesca, buongiorno a tutti. Allora cercherò di non portare via troppo tempo. Dopo c'è il collega Giovanni Tarquini di Moncadi, Infocamere, che illustrerà invece le funzionalità della piattaforma camerale. Allora, intanto una premessa, come era già stato detto prima da Francesca, tutto quello che stiamo svolgendo come Formez per la Regione Campania, per il Centro Regionale di Competenza, si svolge nell'ambito del progetto Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. È un progetto che non nasce oggi, ma già da qualche anno, in particolare dal 2018, abbiamo avviato un percorso di collaborazione con la Regione Campania. Nel 2018, infatti, e non solo, anche con Unicamere Campania. Quindi, diciamo, la collaborazione a livello istituzionale c'è sempre stata, siamo diventati una squadra e questo veramente non posso non confermarlo, mi era più sommessa dal basso rispetto a quello che hanno detto prima Francesca Ferrara e l'assessore Casucci, non posso non ringraziare il dottor Mazzarella che veramente ha creduto in questo progetto, in questa progettualità e ha creato veramente un team che già sta cominciando a sfornare, diciamo, i primi output che a breve vi illustrerò. Allora, quindi dicevamo, già nel 2018 abbiamo avviato con la Regione, con il SURAP e con Unicamere Campania un percorso l'abbiamo chiamato di divulgazione e trasferimento di competenze, in sostanza un corso formativo di 6 giornate tenutesi presso la Camera di Commercio di Napoli, a cui erano collegate poi in diretta streaming le altre 4 Camere di Commercio regionali, sulle materie che vedete. È un rimbombo, forse qualcuno, l'assessore forse deve spegnere Non il... so. Dai, prosegui, prosegui. Vado? Sì. Ok. Allora, quindi dicevamo, questi sono gli argomenti, scia, conferenza dei servizi, silenzio assenso e quant'altro. Successivamente abbiamo continuato con il supporto alla regione nell'adozione, nella cosiddetta regionalizzazione dei modelli che erano già stati approvati a livello nazionale dalla conferenza unificata, quindi lo schema insomma era sempre quello, cioè arrivavano appunto, i modelli nazionali. Impostavamo la regionalizzazione che poi veniva in qualche modo validata, eventualmente corretta, naturalmente approvata dalle direzioni generali competenti. Un altro ambito di attività ha riguardato la standardizzazione delle procedure, quindi locale, in particolare sono state elaborate e poi sempre sottoposte alla validazione delle varie direzioni generali della regione, schede descrittive dei procedimenti, che in un primo proprio in un primo momento hanno riguardato la somministrazione al pubblico di alimenti e poi alcune tipologie di strutture ricettive, quali case e appartamenti per vacanze e bed and breakfast. Naturalmente queste le trovate sul portale istituzionale del SURA, si riscono naturalmente un primo passo. Dopodiché abbiamo attivato sempre un servizio di affiancamento consulenziale al SURAP per la supporto nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa di riferimento. In sostanza, questa è un'altra delle attività che compete al SURAP ai sensi della legge regionale 11-2015, di cui prima che ha citato la dottor Mazzarella. In sostanza, le risposte ai quesiti posti ai SURAP, ma non solo ai SURAP, anche da privati, nell'ambito delle attività di interesse del SURAP. E infine, la redazione di motivate proposte di semplificazione, questo è un altro aspetto molto importante che mi piace sottolineare,
Quindi non ci siamo limitati, diciamo, a lavorare sull'attuale, ma abbiamo provato a immaginare delle proposte di semplificazione. L'abbiamo fatto nell'ambito del progetto Campania Semplice, che appunto la Regione ha varato all'inizio del 2019, se non ricordo male, sulle tematiche artigianato, attività commerciali e servizi e autorizzazioni ambientali. Ma appunto, come è stato detto prima di me, ecco, il 2020, insomma, abbiamo cambiato passo e soprattutto è stata strutturata, è stata anche procedimentalizzata la collaborazione con Incamere. Quindi, in particolare per quanto riguarda noi del Forum SPA, il dottor Mazzarella ha approvato questo piano di lavoro tra il SURAP e il Forum SPA, che prevede la durata luglio 2020 e giugno 2021, quindi un anno. Naturalmente, notizia di ieri, come diceva prima, è stato approvato l'agenda per la semplificazione 2020-2021. Ci sono molte attività che competono alle regioni, quasi vedono la necessaria compartecipazione delle regioni e in alcune parti anche di Unioncamere e di Infocamere. Quindi noi auspichiamo, insomma, che questa collaborazione possa estendersi per tutta la durata almeno dell'agenda per la semplificazione, perché si possono fare veramente tante attività insieme con la squadra, appunto, che è stata da quest'anno. Veniamo però, insomma, nell'immediato a noi. Quindi nel piano di lavoro appunto eravamo impegnate sull'implementazione di un centro regionale, quindi una struttura che mettesse a fattor comune e istituzionalizzasse quelle che erano competenze prima un po' sparpagliate e disarticolate regionale. Quindi creato questo centro di competenza, una delibera che ricordava la poc'anzi, a inizio di agosto, sono state previste appunto tutta una serie di azioni, quali intanto l'attività di formazione SUAP e agli enti terzi coinvolti nel procedimento unico. Oggi questo webinar ha un taglio più che altro istituzionale, perché volevamo, era intenzione del dottor Mazzarella, della Regione Campania in generale, presentarci, diciamo, come squadra a voi. Ma è chiaro che già dalla prossima settimana, venerdì 4, c'è un webinar, questa volta più al taglio tecnico, dove illustreremo le nuove procedure in materia di notifica sanitaria, quindi le recenti determinazioni dell'area della DG che si occupa appunto di igiene degli alimenti e quant'altro, con le recenti master list, la revisione 9 e la revisione 10 della master list, e poi le nuove procedure per le agenzie di viaggio che ha messo su con la collaborazione del centro di competenza, come ricordava il dottor Mazzarella, che ha messo a punto la Colombo Ricchio della DG Turismo. Quindi già dalla prossima settimana avremo un webinar dal taglio più tecnico, dove verranno illustrate appunto queste nuove procedure. Oltre all'attività di formazione, è prevista poi nel piano di lavoro la revisione contenutistica di schede descrittive dei procedimenti. Quindi cerchiamo di implementare la sezione Come fare per del portale SURAP. Il punto 3, non meno importante, anzi una cosa che in Campania, insomma, si avverte sempre molto l'esigenza, e su questo devo dire Sergio Mazzarella ci sollecita non poco, ma ha ragione, devo dire. Stiamo, io e la collega Pina Russo, che ringrazio per il grande lavoro che svolge in questa materia, stiamo redigendo le linee guida operative sul SUAP, quindi linee guida regionali che diciamo tengono conto del contesto della Campania, quindi tenuto conto il quadro di regolazione regionale, come l'operatore, l'addetto SUAP, il responsabile SUAP devono gestire le pratiche, e naturalmente all'interno di queste linee guida, che avranno un taglio, come abbiamo fatto anche in altre regioni, molto operativo, quindi poco accademico e molto operativo, non può non esserci un focus sulla conferenza dei servizi, che, come sapete, recentissimamente, quindi con il decreto semplificazione, quindi a partire da fine luglio, poi con la conversione in legge della legge 120 dell'entrata in vigore il 15 settembre, ha previsto un modello transitorio fino al 31 dicembre 2021, quindi un'ulteriore semplificazione, una procedura semplificata di cui daremo conto nelle linee guida. Naturalmente, essendo un lavoro di squadra, noi stiamo predisponendo la bozza, poi è chiaro che verrà aperta la condivisione dei partner, quindi della,
in primis della Regione Campania e dei colleghi di Union Camere e Infocamere, che ringrazio sempre per il loro prezioso lavoro. E colgo l'occasione per salutare anche il collega e amico Sergio Volatile, che purtroppo oggi non è riuscito a collegarsi, ma che ci segue da vicino da molti anni. E poi sicuramente con un canale che poi illustrerò tra poco, l'idea è quella di effettuare una condivisione della bozza di linee guida anche con voi, quindi con i responsabili SUAP. Quindi immaginavamo di dare secondo un approccio che secondo me è sempre vincente, quindi un approccio bottom up, come abbiamo fatto anche all'epoca per le linee guida che furono licenziate nel 2016 dall'assessore Bonavitacola sull'AUA. Quindi prevedere una fase di ascolto dei responsabili SUAP, perché è importante sempre un riscontro dal basso, dal territorio. Ancora, l'adozione di modulistica standardizzata a livello regionale, quindi sicuramente la conferenza unificata, man mano che approverà nuovi modelli, noi saremo pronti a dare il supporto tecnico per la regionalizzazione. E l'assistenza e supporto ai SUAP, le risposte ai quesiti che naturalmente continuerà come sempre. Ancora, altre attività che sono previste, il monitoraggio costante delle materie e dei settori che possono essere oggetto di interventi di semplificazione, quindi attraverso la proposta alle DG competenti di opportune modifiche. Ecco, proprio qualche giorno fa parlavamo con i partner appunto del centro di competenza di alcune modifiche che il SURAP potrà proporre, che immagino che verranno formalizzate, per esempio sulle procedure relative alle imprese funebri, ma sono soltanto degli spunti, diciamo, per altre proposte di semplificazione che partiranno, ripeto, utilizzando il centro di competenza regionale. E poi vi dicevo il punto 7 al quale tenevamo particolarmente e che ci fa piacere che la Regione ha voluto valorizzare, nel dottor Mazzarella in particolare, nel piano di lavoro: creare e realizzare, adesso vediamo con quale piattaforma, avevamo pensato a una nostra ma non credo che sarà possibile, ad ogni modo stiamo a vedere, sulla piattaforma siamo naturalmente aperti. Quindi realizzare una comunità professionale online di responsabili SUAP e anche di referenti degli enti terzi. È una comunità che dovrà operare in modalità telematica, come è stato scritto nel piano di lavoro, che verrà coordinata e moderata, con il supporto nostro di Formez PA, ma naturalmente anche di tutti gli altri partner del centro di competenza, e che costituirà un valido supporto tecnico al SUAP. E in sostanza ci siamo detti: perché non utilizzare le professionalità che già esistono sul territorio? Io stesso, insomma, sono stato per qualche anno responsabile SUAP e quindi so l'apporto che può essere dato alla Regione e alle Camere di Commercio da chi lavora sul campo, le pratiche giorno dopo giorno. Quindi sicuramente abbiamo previsto che i più esperti tra i responsabili SUAP potranno anche essere chiamati a collaborare, però vi avverto a titolo rigorosamente gratuito, con il centro di competenza regionale su alcuni argomenti. Ancora, e vado a concludere, qual è lo strumento appunto per raggiungere tutto ciò? Lo strumento è proprio il centro di competenza regionale creato con la delibera di giunta regionale 437 del 3 agosto, creato proprio a supporto delle attività del SURAP. Di questo centro di competenza fanno parte come componenti stabili, oltre naturalmente al SURAP che lo dirige e coordina le attività, noi del Formez PA e Union Camere Campania e per esso anche la struttura di Infocamere. Devo dire che come centro ci siamo costituiti all'inizio di settembre, forse intorno al 10-11 dicembre, quindi diciamo sono 2 mesi e mezzo che lavoriamo operativamente, insomma qualche primo risultato già lo stiamo avendo. Abbiamo fatto 4 riunioni, la prima in presenza, le altre rigorosamente in videoconferenza nel rispetto delle normative anti-Covid. È stato approvato il regolamento di funzionamento del centro, direte voi, a me poco importa che il regolamento di funzionamento è un fatto nostro, però è anche vero che poi abbiamo messo su altri prodotti, altri output che invece vi riguardano direttamente. In particolare il centro ha condiviso e validato la nuova circolare, la nuova modulistica messa su dall'avvocato Ricchi, appunto della Direzione Generale Turismo, in materia di agenzie di viaggio e turismo. Trovate qui riferimenti sia del Bureau dirigenziale
sia degli estremi del Burk. Non vi affannate a fare copie, fotografie delle slide, perché tanto le trovate in formato PDF sul sito di Eventipa, come sapete bene. Inoltre abbiamo già provveduto a convalidare e validare la modulistica su alcune delle materie previste dal testo unico del commercio, la legge regionale 7 del 2020. E in particolare, con il decreto dirigenziale 492 del 19-11 della DG02, quindi della Direzione Generale dello Sviluppo Economico, sono stati approvati, penso che sarà questione di giorni per la pubblicazione del Burk, la nuova modulistica unificata sul commercio su area pubblica in forma itinerante e mercati su area privata. Quindi queste due attività. Che cosa stiamo facendo adesso? Stiamo predisponendo, appunto, predisponendo in termini un po' generico, stiamo completando la bozza di linee guida operative che presto sottoporremo, ripeto, agli altri partner istituzionali e a voi stessi all'inizio del 2021. Stiamo continuando con l'attività di risposta ai quesiti, che strutturato in una banca dati sarà uno strumento molto molto importante, riteniamo, per creare quell'uniformità di prassi e di procedure che sicuramente sono importanti in ambito regionale. Stiamo redigendo un nuovo modello, questo è molto importante, che c'era stato sollecitato appunto dai referenti di Unione Camere Campania, un modello sugli altri eventi soggettivi, quindi non presi in considerazione dalla conferenza unificata, in particolare la modifica di denominazione attività, il cambio legale del rappresentante, cambio preposto, eccetera, eccetera. Concludo, stiamo poi procedendo con l'aggiornamento al nuovo testo unico del commercio della modulistica relativa, questo è, ovviamente noi faremo tutta la modulistica sul commercio rispondendo anche alla collega amica Ida Nostri, che saluto, che ha pubblicato un post sull'argomento. Noi predisporremo piano piano tutta la modulistica adesso, quindi nelle prossime settimane, non voglio dire nei prossimi giorni perché sarebbe esagerato, ma nelle prossime settimane pubblicheremo ulteriore modulistica su cui stiamo lavorando con il centro di competenza regionale sulla domanda di autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita, domanda di autorizzazioni per gli esercizi merci ingombranti e inoltre scia per gli esercizi di vicinato e la scia per le medie e le grandi strutture di vendita. Quindi questa è la prossima modulistica che vedrà la luce di qui a brevissimo. Sulle altre materie, naturalmente, sulle altre attività le implementeremo dal 2021. Io non vorrei togliere ulteriore spazio al collega Giovanni Tarquinio, che farà l'intervento dopo di me, e nel frattempo vi ringrazio e a tra poco. Grazie. Okay. Grazie Riccardo Doccazza. Passiamo la parola a Giovanni Tarquinio e poi lasciamo sicuramente anche un po' più dell'ultima mezz'ora per rispondere alle domande che stanno comunque arrivando e che prego anche chi è intervenuto prima di cominciare a guardarle, in modo che possiamo fornire una risposta ai partecipanti. Grazie. E buongiorno a tutti, ringrazio i colleghi che mi hanno preceduto e che sono stati chiarissimi e hanno dato delle informazioni molto importanti. Io mi presento, sono Giovanni Tarquinio di Infocamere, che è il braccio informatico delle Camere di Commercio e di Union Camere, e sono qui oggi invitato per presentarvi la piattaforma Impresa in un Giorno. Molti di voi già la conoscono, e quindi sarà l'occasione per rivedere alcune delle caratteristiche principali o per presentarle a chi invece non conosce questa piattaforma. Allora, innestiamoci subito nel mondo SUAP. SUAP, lo sappiamo tutti, è lo sportello unico per le attività produttive, nasce come unico punto di accesso per garantire il diritto all'iniziativa economica privata, garantendo un procedimento telematico che dia una risposta unica e tempestiva alle imprese. Come si inseriscono quindi in questo contesto Union Camere e Infocamere e le varie Camere di Commercio, grazie al Ministero dello Sviluppo Economico e all'ANCI, costruendo la piattaforma Impresa in un Giorno? Grazie all'articolo 38 della legge 133 del 2008, il portale Impresa in un Giorno diventa l'unico punto di accesso per tutti i comuni italiani, per tutte le pratiche che riguardano il SUAP. Diciamo, il portale Impresa in un Giorno nella sua prima declinazione, ossia di unico punto di accesso per tutti i comuni. Poi
A partire da quello ci sono i comuni che hanno adottato la piattaforma Impresa in un giorno, come dicevamo prima, che garantiscono quindi sia a livello di front office per gli utenti, sia a livello di back office per gli operatori SUAP, l'utilizzo di questo strumento nel dettaglio. Ok. Chi è Infocamere? L'abbiamo già detto, è la società informatica delle Camere di Commercio. Qui, insomma, avete un po' l'idea della dimensione e della struttura e della storia che ci portiamo dietro. Quindi è una società che esiste da tanto tempo e che è abbastanza grande e capace di gestire una situazione del genere. Quali sono le caratteristiche principali del portale Impresa in un giorno? Allora, come vi dicevo prima, è disponibile per tutti i comuni, quindi tutti i comuni sono censiti all'interno del portale. E poi il comune può decidere se aderire o meno alla piattaforma. Si accede con strumenti di identità digitale diffusi a livello nazionale, ossia la CNS, Carta Nazionale dei Servizi, contenuta all'interno delle firme digitali in genere, e lo SPID. Strumento di identificazione molto diffuso ultimamente per tutte le varie normative che lo riguardano. Garantisce la conservazione a norma dei documenti che transitano attraverso il portale e la modulistica unificata la possiamo vedere sia in formato PDF per una lettura agevole, sia in formato XML per garantire l'interoperabilità tra vari strumenti. Il fatto che sia uno strumento molto diffuso, in Italia sono quasi 4.000 i comuni che utilizzano Impresa in un giorno, garantisce una fruibilità molto alta, nel senso che se io fossi un commercialista del comune X, io magari opero per vari comuni, per imprese di vari comuni, se ho lo stesso strumento su più comuni, ho molta più facilità ad utilizzarlo perché lo conosco già. E in basso leggete un'integrazione molto importante che è quella con il cassetto digitale e con il fascicolo d'impresa. Allora, il fascicolo d'impresa sicuramente lo conoscete ed è il contenitore di tutti i documenti che l'impresa ha presentato alle pubbliche amministrazioni. Utilizzando il portale Impresa in un giorno, garantiamo la compilazione automatica del fascicolo d'impresa, per evolvere sempre di più la pubblica amministrazione verso un mondo digitale. Invece il cassetto digitale dell'imprenditore, che è raggiungibile attraverso il portale impresa.italia.it, vi faccio vedere un'anteprima. No, non ce l'ho purtroppo. Cassetto digitale dell'imprenditore è uno strumento a disposizione di tutte le imprese iscritte in Camera di Commercio che attraverso il proprio SPID o la propria CNS accedono a tutti i documenti del fascicolo d'impresa, alle pratiche SUAP e alla propria visura camerale, tutto gratuitamente. Quindi ogni impresa può accedere tramite legale rappresentante il proprio SPID o CNS, accede a impresa.italia.it e controlla i suoi documenti, scarica gratuitamente la visura, cosa non da poco. Altre caratteristiche importanti che tra l'altro ci aiutano anche a rispondere ad alcune domande che sono già arrivate. Corsi di formazione se ne organizzano diversi, quindi basta col Formez, ne avete già tantissimi, come diceva il dottor Rocca Salva prima, ma anche le camere di commercio li organizzano ciclicamente e inoltre è disponibile un percorso e-learning per tutte le pubbliche amministrazioni, lo trovate all'interno della piattaforma stessa, quindi se avete un'utenza impresa in un giorno, andate in basso, sulla sinistra, e c'è la parola e-learning, dove potete fare un percorso di formazione online, tra l'altro non deve essere eseguito continuativamente, ma può essere ripreso a più spezzoni. Oltre a quello c'è un supporto in assistenza che è linkato sempre all'interno della piattaforma in basso a sinistra, dove potete trovare delle FAQ oppure decidere di contattare l'assistenza per telefono o per mail.
Invece, riprendendo un tema già toccato precedentemente, l'aggiornamento della modulistica. La modulistica viene aggiornata costantemente in base alle novità che riguardano la modulistica nazionale e la modulistica regionale. Vengono portate direttamente dentro al portale, l'impresa se le ritroverà, e così come il comune che riceve la pratica di quell'impresa. Quindi senza uno sforzo da parte dei singoli operatori comunali. Ultima cosa molto importante è che lo strumento può essere abilitato al pagamento dei diritti di segreteria e del bollo digitalmente attraverso PagoPA. Quindi è già integrato. Se il comune non ha una soluzione PagoPA autonoma, può sfruttare quella del portale Imprese in un giorno e ritrovarsi tutti i pagamenti per le pratiche direttamente dentro la pratica stessa. Anche quindi per agevolare la rendicontazione del SUAP. Questo qui che vi faccio vedere è il supporto, funziona così e c'è la possibilità, come vedete in basso, di contattare l'assistenza. E questo lo ricordo anche a chi chiedeva delle domande molto tecniche, specifiche, possono aiutarvi loro dal punto di vista informatico, non normativo, ovviamente. Allora, andiamo ad affrontare l'argomento della modulistica in maniera più profonda. Al di sotto del portale Impresa d'un giorno c'è uno strumento che si chiama Knowledge Database che mappa tutti i procedimenti nazionali e regionali. I procedimenti disponibili a livello nazionale sono migliaia e la modulistica, come vi dicevo, viene aggiornata con cadenza settimanale. Come fa l'imprenditore a sapere che modulo, l'imprenditore o il commercialista, a sapere che modulo deve inviare? In realtà non ha bisogno di grosse conoscenze normative, perché lui deve semplicemente scegliere il settore economico per la quale l'impresa opera e l'operazione da effettuare. Ad esempio, io sto aprendo un'attività di vicinato, scelgo negozio di vicinato, l'operazione apertura e il sistema autonomamente prepara un modello prestampato, sapendo la tipologia di procedimento, quale regime amministrativo è sottoposto, quali sono gli enti competenti, i riferimenti normativi e gli atti e i documenti da allegare, rendendoli tutto il percorso obbligatorio al fine di inviare la pratica. Vediamo velocemente come funziona la compilazione pratica, perché fa sempre bene sapere come si comporta chi è di fronte a noi. Allora, come vi dicevo prima, il portale inizia con la scelta di la selezione del settore, la selezione dell'operazione da effettuare, la scelta del destinatario nel caso in cui una pratica può essere contestuale, quindi o si invia al comune, al SUAP, oppure se si tratta di una pratica che potrebbe coinvolgere contestualmente la Camera di Commercio, si può fare la scelta di fare un invio contestuale al SUAP e alla Camera di Commercio, integrando la pratica con la parte camerale. La compilazione è guidata, i pagamenti possono essere elettronici e lo strumento controlla che vengano allegati il numero di allegati giusto, venga firmata la pratica digitalmente e fa una verifica sulle firme digitali che siano valide e intestate ai titolari della pratica stessa. E poi l'impresa, attraverso uno strumento che si chiama MyPage, può verificare lo stato di avanzamento della pratica e rispondere a richieste di integrazioni e conformazioni a attività. Altra cosa importante, non è necessario iniziare da zero quando si ha una pratica magari già in bozza, perché si può copiare una pratica già preparata. Si può, tra l'altro, compilare una pratica in più tempi, quindi anche in più giorni diversi. Si inizia e poi si salva e si riprende successivamente. Adesso andiamo a vedere, qualche informazione importante, che potrebbe essere questa qui che vedete al centro. Il portale può essere collegato al viario e al catasto dell'Istat, dell'Agenzia delle Entrate da fonte SISTR. Collegando in questo modo il portale, l'impresa che compila dovrà inserire necessariamente un indirizzo e una particella catastale esistenti e non commettere, che ne so, errori di ortografia o di qualche altra natura, garantendoci quindi che le pratiche che arrivino siano sempre corrette dal punto di vista formale. Ok, questi sono.
esempi del portale, li scorro velocemente per andare ad affrontare insieme a voi il portale, la scrivania di back office, che forse siamo tutte pubbliche amministrazioni qui dentro, quindi andiamo ad affrontare con più profondità. Allora, la scrivania, come funziona? Allora, fa delle cose in automatico, quindi quando arriva una pratica allo sportello, viene consegnata alla scrivania nostra, noi la vediamo nella schermata principale, possiamo cercarla successivamente attraverso varie modalità di ricerca e quello che non tutti sanno è che quando una pratica arriva sul portale Impresa in un giorno dell'operatore SUAP, lo fa tramite una PEC diciamo invisibile che dalla compilazione della pratica arriva direttamente alla scrivania. Questa storia delle PEC ci permette di mandare tutto in conservazione a norma in termini legali. Quindi ogni evento, non solo la ricezione di una pratica, ma tutto quello che riguarda l'esterno del SUAP viene inviato o ricevuto tramite PEC invisibili. Ok, che cosa succede quando arriva una pratica? Automaticamente il portale invia all'utente una ricevuta di consegna. Quindi non ci dobbiamo preoccupare di inviare una ricevuta. Ci fa accedere automaticamente alla visura camerale e al fascicolo d'impresa dell'impresa che ha inviato la pratica, ovviamente se questa già è iscritta in Camera di Commercio. La pratica si gestisce tramite eventi che corrispondono agli stati di avanzamento. E ci permette di inoltrare la pratica agli enti competenti, tra l'altro con una mappatura già presente. Quando arriva una pratica, il sistema già sa quali sono gli enti competenti e ci chiede solo la conferma ed eventualmente la possibilità di aggiungere o sottrarre qualcuno degli enti, perché magari per quella particolare pratica c'è un ente in più da coinvolgere. Ci permette di chiedere integrazioni e conformazioni delle attività alle imprese o ai loro commercialisti, consulenti, e ci permette di avviare la conferenza dei servizi. Allora, qui vi anticipo una novità che forse non tutti hanno già recepito. La conferenza dei servizi c'è uno strumento apposito per realizzarla, un sistema di videoconferenze più o meno tipo questo, un po' più meno performante, ma è stata introdotta la possibilità di avviare la conferenza dei servizi con gli strumenti propri. Quindi io uso il portale Impresa in un giorno per attivare la conferenza, ma poi posso linkare Zoom, Google Meet, Adobe Connect, Teams o qualsiasi Webex, qualsiasi strumento voi utilizziate, quindi una maggiore libertà per permettere di gestire al meglio la conservazione, la conferenza. Come vi dicevo, inoltre, lo strumento manda in conservazione a norma tutte le pratiche e tutti i documenti, tutti gli allegati, tutte le ricevute che sono state inviate relativamente ad una pratica. E conservazione a norma che può essere esibita direttamente dal portale stesso. Quindi il responsabile SUAP ha la possibilità di andare a fare accesso agli atti sulla pratica stessa per poterli esibire eventualmente per qualche caso in cui ci venga richiesto. Inoltre, fronte edilizia, come dicevano i colleghi prima, visto che è stato attivato anche il SUE. Fronte edilizia c'è uno strumento molto importante che si chiama archivio immobili, ossia ogni volta che arriva una pratica legata ad un immobile, possiamo cliccare su questo archivio e vedere quali e quante pratiche sono state inviate sullo stesso immobile in precedenza. Utile per verificare la storia di un immobile oppure per vedere se nell'iter edilizio è stato presentato tutto a dovere. Ok. Questa è la schermata di consultazione delle pratiche, vedete? Ci dà un'anteprima delle pratiche che sono arrivate, sia dal punto di vista anagrafico, sia dal punto di vista dei contenuti. Ogni procedimento, ogni endoprocedimento contenuto è segnalato con un'icona e l'icona rappresenta il contenuto del procedimento, tipo la valigetta con la crocetta rappresenta un procedimento sanitario, la fogliolina un procedimento ambientale e così via. Questa tabella, tra l'altro, che
contiene tutte le pratiche arrivate al portale, può essere filtrata per varie informazioni, codice fiscale dell'impresa, del titolare, partita IVA, data di ricezione, stato della pratica stessa, e ogni tabella che tiriamo fuori da questa ricerca può essere estratta in Excel o in PDF, quindi per rendere visibile sul computer il lavoro che stiamo facendo. Un'altra schermata che vi faccio vedere è l'MDA della pratica. Quando arriva una pratica, cioè non l'MDA, scusate, il dettaglio della pratica stessa, la pratica arriva in questo modo. Quando ci clicchiamo sopra, leggiamo queste informazioni, tra cui i dati anagrafici, il mittente, i dati dell'impresa, chi è legale rappresentante. Possiamo scaricare l'MDA, il documento di riepilogo e la procura speciale autocompilata nel caso ci sia una procura tra consulente e titolare d'impresa. Andando avanti e scendendo giù, vediamo che per ognuno dei procedimenti mi vengono indicati quali sono gli enti coinvolti. Quindi in questo caso c'è un doppio procedimento. Il primo coinvolge il comune stesso, il secondo coinvolge, come potete, spero che riusciate a vedere bene, l'azienda sanitaria, in quanto è un procedimento sanitario. Ok, gli eventi, cosa molto importante, ci permettono di gestire la pratica. Quindi quando la pratica arriva, vengono creati degli eventi automatici, i primi quattro, e successivamente gli eventi manuali che ci permettono di inoltrarla agli enti terzi, di richiedere integrazioni, attività di conformazioni, così via, andando avanti fino alla chiusura positiva o alla chiusura negativa della pratica, quindi con speriamo di no, ma comunque con un provvedimento espresso di diniego. Tutto quanto, ogni evento corrisponde a una PEC e questo, come vi dicevo prima, ci garantisce la conservazione a norma delle pratiche e di tutti i loro contenuti. Ogni evento ovviamente può essere dettagliato, cliccandoci sopra ci dà il dettaglio dell'evento stesso e poi c'è un importante strumento per la gestione delle pratiche. Allora, che succede quando chiediamo un'integrazione, una conformazione attività dell'impresa? Noi lo facciamo dalla nostra scrivania, quindi dal vostro portale di back office. All'impresa viene inviata in automatico una PEC con le istruzioni che deve seguire e le viene consigliato all'impresa stessa di accedere alla sua My Page del portale Impresa in un giorno e rispondere alla richiesta del SUAP in modo tale che quella risposta non venga persa nell'etere, ossia non ce la mandi via PEC, non ci porti qualcosa a mano, non ci porti un floppy disk o un CD, ma ci risponda e la sua risposta verrà incorporata direttamente dentro la pratica, così con molta facilità la prendiamo e la inoltriamo agli enti competenti coinvolti se ci sono. Inoltre, come vi dicevo prima, la scrivania ci permette di fare organizzare conferenze dei servizi, convocare, rilasciare le autorizzazioni oppure i divieti di prosecuzione. Ok, questo ve l'ho già anticipato, la conferenza dei servizi può essere di due modi, o asincrona, quindi si condividono i documenti su una scrivania e poi si discute su una specie di blog, oppure sincrona. Con uno strumento si convoca la conferenza, si condividono i documenti e poi si fa un incontro web attraverso lo strumento preferito, tutto gestito direttamente tramite il portale Impresa in un giorno. L'ultima cosa che vi faccio vedere, e poi diamo adeguato spazio a domande e risposte, è la lista dei pagamenti. Vi ho detto che si può agganciare il pagamento con PagoPA sia per il bollo digitale sia per i diritti di segreteria, di istruttoria della pratica. Quando succede questo, l'utente che invia una pratica, prima se impostiamo come obbligatorio il pagamento digitale, non può inviare la pratica se non ha pagato digitalmente gli oneri. Se non fosse digitale, dovrebbe allegare invece le ricevute di pagamento e noi dovremmo controllare insomma, con l'ufficio competente se tutto è arrivato. La scelta per adesso, vi dicevo, è
libera, quindi il pagamento digitale può essere obbligatorio, può essere facoltativo o comunque può essere, insomma, può non esserci in alcuni casi. Quando questo c'è, tutti i pagamenti vengono visualizzati su un'apposita lista, quindi non solo li trovo all'interno della pratica, i pagamenti relativi, ma c'è una lista di tutti i pagamenti disponibili pervenuti sul portale che possiamo così scorrere e estrarre in Excel, in PDF o in CSV nel formato preferito, per garantirci una visione completa di tutti quelli che sono i pagamenti ricevuti. Vi anticipo, tra l'altro, per chi utilizza già il portale e magari può coglierne le potenzialità, che a breve, nei prossimi giorni, credo il 27, quindi venerdì, verrà rilasciata una nuova funzionalità che permette di chiedere pagamenti su pratiche già arrivate, il famoso modello 3, quindi ci permetterà per una pratica già arrivata di richiedere integrazione di pagamento oppure di specificare qual è la quota da versare per il diritto X o per il diritto Y, successivamente alla ricezione di una pratica, cosa che fino adesso invece non era possibile. Sono nei tempi. Allora vi chiedo se tutto era chiaro e a questo punto lascio la parola ai colleghi del Formez per avviare la discussione sulle domande e le risposte. Allora, io direi che forse possiamo procedere così. Sergio, Riccardo possono rispondere alle domande che sono state poste per la loro competenza, mentre Giovanni Tarquinio forse può scorrere un po' più nel dettaglio alcune delle domande che sono state poste sulla piattaforma e cominciare a predisporre anche delle brevi risposte, tanto poi ci sarà anche tempo eventualmente per pubblicarle in forma scritta. Sì, Francesca, se permetti, come dire, rispondo rapidamente perché vedo che sono poche le domande che, diciamo, sono rivolte al SURAP, in un certo senso. Allora, volevo evidenziare, vedo che è stata più volte richiesta la domanda, quindi c'è la domanda di quando sarà pubblicata la modulistica relativa al commercio. Come già diceva Riccardo, aveva evidenziato, quindi col decreto 492 del 19 di novembre, l'ufficio, la direzione generale per le attività produttive ha adottato la modulistica che è relativa al commercio ambulante e al commercio sulle aree private. E dovrebbe essere pubblicata ufficialmente sul prossimo BURC di lunedì, presumo. Comunque, in ogni caso, evidenzio che in questi prossimi giorni, anche sul portale del SURAP, che è lo strumento, diciamo, principale, con il quale, diciamo, comunichiamo e attraverso il quale poi riceviamo anche richieste di pareri o comunque comunicazioni o richieste dai SUAP, dai comuni, dai privati in merito diciamo, a sia informazioni, a pareri, ma anche a richieste di incontri. Quindi anche sul nostro portale pubblicheremo la modulistica aggiornata, quindi andremo a sostituire quella che attualmente, diciamo, è ancora inserita. Non lo abbiamo fatto perché aspettavamo in realtà la pubblicazione sul BURC, che ancora non c'è stata. Voglio evidenziare che nel momento in cui c'è la pubblicazione sul BURC, come abbiamo fatto per la modulistica delle agenzie turistiche e quindi a seguito della pubblicazione del decreto della Direzione Generale del Turismo e a firma appunto della collega Auricchio, abbiamo inviato a tutti i SUAP della Regione Campania una espressa informativa da parte del SURAP con il quale si evidenziava che sul BURC era pubblicato la modulistica, abbiamo inviato decreto e modulistica quindi a tutti i SUAP. Quindi diciamo come SURAP cerchiamo anche di
divulgare a tutti i comuni le novità che sono adottate, di metterle in evidenza, in modo tale che gli operatori possano anche avere oltre anche questo canale di aggiornamento, oltre che ovviamente quello che è il portale del SURAP. E in più, come diceva Riccardo, anticipava il giorno 4, ecco, per esempio, ci sarà questo webinar dedicato, organizzato grazie sempre al Formez e alla sua piattaforma, a questa piattaforma, webinar dedicato proprio anche all'aggiornamento della modulistica per le agenzie di viaggio. Quindi diciamo si cerca insieme, tutti insieme, di lavorare non solo per la predisposizione e l'aggiornamento della modulistica, ma cercare anche di informare i comuni attraverso anche delle mail, e anche fare un'attività che rientra nel più in generale in quella che è stata individuata, è stata indicata appunto da Riccardo, di formazione utilizzando la piattaforma del Formez, dei webinar per tutti gli addetti e non solo, diciamo, non solo i comuni, non solo i SUAP, diciamo, solo i coloro che lavorano nei SUAP dei comuni, ma anche tutti coloro che possono essere interessati, in particolare pensiamo ai professionisti che lavorano affiancando gli imprenditori nelle istanze e quindi nel percorso appunto che vuole mettere in atto l'imprenditore, quindi commercialisti, consulenti del lavoro, eccetera. E quindi un'attività formativa e di aggiornamento attraverso appunto le iniziative del Formez e il piano utilizzato dal Formez, sempre coinvolgendo anche, come dicevo, Union Camere e le Camere di Commercio. Quindi c'era anche una domanda che chiedeva se era possibile fare un'attività formativa, soprattutto riferita a quelli che da poco, i dipendenti dei comuni che si occupano di SUAP. Direi che sicuramente è un qualcosa che si può ipotizzare come dire, di ampliare e di estendere, però diciamo già questo è attivo, grazie in particolare ai webinar, attraverso i webinar del Formez, è già attivo e sicuramente dalle istanze che pervengono dai territori incanalate anche prevalentemente dalle camere di commercio, si possono ipotizzare dei webinar, come del resto già avevamo fatto a maggio per il nuovo testo unico del commercio, e come si prosegue nel fare, si sta facendo, ecco, anche da parte del Formez, che sostanzialmente possono essere molto utili per coloro che operano a livello dei SUAP comunali o comunque delle professionalità degli operatori che sono comunque coinvolti diciamo in questa tematica. Chiudo dicendo che comunque come SURAP siamo sempre a disposizione anche come, diciamo, interfaccia per tutto il resto, insieme, per coinvolgere tutti i nostri partner a qualsiasi diciamo, richiesta di chiarimento. In particolare, come dicevo, già abbiamo sperimentato e stiamo attuando, ma siamo, come dire, ben contenti di incrementare gli incontri con i singoli comuni, con i singoli SUAP che ci chiedono di fare degli incontri, sostanzialmente quello che sarebbe il B2B, insomma, in attività diciamo promozionale, con noi e con i nostri partner, per approfondire meglio le tematiche, per analizzare quelle che possono essere delle soluzioni alle loro problematiche. Però evidenzio, visto che ci sono poi molte diciamo, domande relative a quelle che sono le funzionalità della piattaforma, evidenzio da una parte che per molti comuni, come diceva l'assessore Marchiello, il fatto di aderire gratuitamente a questa piattaforma, per quelli che non lo hanno fatto, comporta sicuramente un grosso salto in avanti e un salto qualitativo. Teoricamente, se tutti i comuni che sono in difetto, per esempio, aderissero alla piattaforma, già la regione Campania immediatamente si porrebbe, diciamo, al di fuori delle situazioni di anomalia, perché sarebbe assicurato uno standard minimo elevato, e questo lo potrebbero fare i comuni a costo zero. Però ricordo anche ai comuni che la piattaforma è uno strumento operativo per lavorare, quindi uno strumento sostanzialmente aggiornato costantemente da infocamere che fa un lavoro egregio, diciamo, per quanto riguarda il funzionamento del servizio, però la potestà amministrativa, diciamo, il potere decisionale
rimane sempre in capo al comune, cioè non deve essere inteso come una delega totale di tutta la problematica SUAP diciamo, a un altro soggetto. Sicuramente, tra l'altro, poi forse non è emerso, però in realtà ci sono anche delle convenzioni più evolute che i comuni possono attuare con l'Unione Camere, questo a pagamento attraverso le convenzioni, per ulteriori servizi che possono essere forniti sempre nella gestione, diciamo, delle pratiche dei SUAP. Però ciò non toglie che le competenze per legge sono sempre attribuite ai singoli comuni e la potestà, il potere amministrativo e decisionale è sempre dei comuni. Sicuramente noi, diciamo, possiamo lavorare per rendere più semplice questo tipo di potestà amministrativa, di questo esercizio delle funzioni amministrative e anche cercare di spingere per venire a quella che è una maggiore standardizzazione e uniformità di trattamento, che è un aspetto estremamente importante per evitare che ci possano essere delle diciamo, interpretazioni diverse da comune a comune e quindi con disorientamento per gli imprenditori a seconda del loro territorio, per cui, diciamo, possono un comune intendere in un certo modo, il comune a fianco intendere in maniera leggermente diversa. Anche questa è una tematica estremamente importante, oltre alla semplificazione, diciamo, da seguire e da sviluppare. Ciò posto, poi vedo che lascio la domanda, scusatemi, le risposte alle domande agli altri colleghi, perché vedo che molto riguardano quello che è la piattaforma. Un'ultima cosa, ho visto che avevano detto che chiedevano se era prossima una predisposizione di una carta degli esercizi e per il modello annuale. In realtà se n'era anche parlato di questa tematica, però non è nell'immediatezza, diciamo, non è immediatamente tra i target immediati che si contano di sviluppare insieme al centro di competenza. E tra l'altro l'ultima cosa che voglio, diciamo, evidenziare è che Union Camere mi sembra di poter dire ha molto apprezzato, sì, talmente apprezzato questo tavolo di lavoro, che è sostanzialmente un tavolo di lavoro, tanto che ha chiesto di permettere la partecipazione al tavolo, ai lavori del centro di competenza, anche dei singoli rappresentanti delle singole camere di commercio. Già abbiamo ricevuto appunto la richiesta della Camera di Commercio di Avellino, che è accolta senz'altro, ma anche di altri, proprio per cercare di rinforzare la squadra che collabora e di rendere anche più rapido quello che è la collaborazione, il coordinamento tra i vari soggetti, oltre che ovviamente la partecipazione di Union Camere Campania. Grazie. Allora, Francesca, Sì, Riccardo, puoi rispondere? Io poi passiamo la parola anche a Giovanni Tarquinio. Mi sembra, poiché scusate, solo una cosa, mi sembra che ci sia dalle domande, oltre che, vabbè, chiarimenti ovviamente sulla piattaforma e quant'altro, mi pare che emerga un'esigenza di formazione, di affiancamento, soprattutto ai nuovi, diciamo, in qualche modo, no? Ai responsabili di SUAP, di personale delle amministrazioni che hanno sostituito in qualche modo, fortunatamente anche perché è anche giusto che sia così, una generazione precedente di responsabili di livello che chiedono una formazione alla quale dovremmo dare risposta, che non è solo sulla piattaforma, ma è forse in qualche modo anche Sta lì, sul Francesco, sta lì. procedimento SUAP o Sta SUE. In parte penso la risposta verrà anche dalle linee guida che state predisponendo e che sono quasi pronte, però possiamo anche pensare a un corso di formazione online dedicato. Prego. Volentieri. Allora, io rispondo a Giovanni, giusto a qualche domanda su cui posso dare qualche risposta, perché la massima parte mi sembra che riguardano la piattaforma camerale. Allora, intanto dice, in attesa della nuova modulistica, come deve comportarsi l'ufficio delle richieste specifiche? Allora, la nuova modulistica, se si fa riferimento a quella commerciale, naturalmente non si può non fare riferimento alla modulistica vigente. È chiaro che si riferisce
alla legge regionale 1-2014, quindi la vecchia legge regionale, però in quanto applicabile, in quanto compatibile, sicuramente quei modelli possono utilizzarsi. Ma noi, ripeto, stiamo dando la priorità proprio all'aggiornamento della vecchia modulistica e poi una volta fatto questo ci predisporremo a predisporre invece nuovi modelli con riferimento alle edicole, alla distribuzione carburanti, insomma a tutte quelle materie su cui non esiste di fatto una modulistica unificata. Quindi stiamo dando priorità all'aggiornamento della modulistica esistente. Poi, mi viene detto, noi abbiamo difficoltà di avere una linea unica da seguire se le elemosine non hanno informazioni in giro. Questo non deve accadere naturalmente. Le linee guida che stiamo predisponendo hanno proprio questa intenzione, quella di dare un quadro certo e univoco soprattutto di come deve essere gestito il procedimento unico. Poi è chiaro che tante cose si imparano con l'esperienza, non è che si diventa responsabili o addetti SUAP dall'oggi al domani in pochi giorni, in poche ore o solo con i corsi di formazione. Quindi la pratica e l'esperienza diventa ineliminabile. Poi Giovanni c'è una domanda, credo che arrivi dal SWAP di Nola, che a metà, Okay. possiamo rispondere a metà tu e io, non so, dice vorrei capire in modo inequivocabile chi istruisce materialmente in prima persona la pratica, il SWAP comunale o l'operatore infocamere? Allora, io rispondo chiaramente il SWAP comunale, correggimi se sbaglio, infocamere dà un supporto dal punto di vista, le camere di commercio danno un supporto anche in termini consulenziali di, come dire, di rilascio di informazioni, di come deve essere gestita la pratica. Voi come infocamere predisponete la procedura, tutto il pacchetto di funzionalità che hai illustrato tu, ma chiaramente poi chi è che deve farsi carico dell'istruttore della pratica deve essere il SUAP comunale, quindi questo è Confermo. comunale o associato a seconda. Poi dopo magari. Ok, va bene. Un'altra domanda, se al SUAP comunale arriva una PEC contenente una SCIA, come deve essere trattata? Allora, la risposta naturalmente vale sia che la PEC contenga una SCIA, sia che contenga una domanda di autorizzazione. Allora, la PEC in sé naturalmente è uno strumento pienamente valido. È chiaro che se io ho una piattaforma, è chiaro che se ho una piattaforma che sia quella camerale o quella che gestiscono diversi comuni, diversi SUAP autonomi, è chiaro che la pratica deve arrivare attraverso la piattaforma. Quindi il SUAP ben può in questi casi prevedere ad esempio l'irricevibilità, però questo magari ecco, lo formalizzerei in un atto di indirizzo eventualmente regolamentare o quello che sia. Insomma, chiarirei che essendoci una piattaforma accessibile a questo indirizzo non saranno proprio, come dire, non saranno valutate, non saranno istruite le PEC. Le PEC arrivate così in forma destrutturata. Tra l'altro, da questo punto di vista, ricordo che c'è un decreto interministeriale del 10 novembre 2011 che dice proprio questo: dice laddove i SUAP non abbiano una piattaforma, che sia quella camerale o di un'altra software house, allora il titolo unico per l'avvio dell'attività della SCIA, in quel caso in particolare, è costituito dalla ricevuta, dalla ricevuta di consegna del gestore della PEC. Ma questo chiaramente vale nel caso in cui il comune appunto non abbia una piattaforma. Se il comune ce l'ha, potete fare riferimento appunto a quell'articolo del decreto interministeriale. Un'ultima domanda e poi ti lascio la parola a Giovanni. Allora, alcuni enti, qua si fa l'esempio dei vigili del fuoco, accettano le pratiche anche direttamente. A mio avviso tale attività non è conforme alla normativa, mi sbaglio come farlo presente a tutti gli enti. Questo è un altro aspetto che noi stiamo avendo cura di inserire nelle linee guida. È chiaro che spesso è scontato dire che non è corretto questo modo di fin troppo facile, non è corretto questo modo di lavorare. Poi è anche vero che molti enti poi se vai a fare la domanda dicono sì, ma io se non accetto la domanda direttamente dal privato, la pratica a me non mi arriva proprio perché il SUAP, magari quelle pratiche, le SCIA di prevenzione incendi che sono molto molto importanti, che hanno attinenza alla sicurezza, non mi vengono proprio inoltrate perché il SUAP ha problemi di vario tipo. Quindi è chiaro che bisogna poi contemperare le varie esigenze. Noi con questa attività del centro di competenza, con il sistema camerale, con la regione Campania, cerchiamo proprio di rimuovere le principali criticità. Posso solo aggiungere da questo punto di vista, e poi ti do la parola a Giovanni, che nell'agenda per la semplificazione 2020-2023, che è stata pubblicata ieri,
un passaggio anche di riferimento a questo aspetto, quindi si prevede soprattutto per l'assistenza alla gestione delle procedure complesse l'attivazione di una task force di esperti, poi chiaramente bisogna sempre vedere come verrà declinata questa task force, che possa aiutare le amministrazioni appunto nella disamina, nel disbrigo delle pratiche complesse. Un'ultima cosa, scusami Giovanni, sarebbe utile dialogare anche con il SUAP provinciale, per me a Salerno è attivo e sarebbe utile ricevere vostre info. Sicuramente questo non credo sia un problema, la cosa la giro, come dire, idealmente al dottor Massarella, che è il dirigente del SURAP, ma sicuramente non ci sono problemi a dialogare con tutti i SUAP comunali che hanno dirette competenze autorizzative o SUAP provinciali che hanno. Come dire, in alcune province si sono attivati, prima esisteva, c'era anche il SUAP provinciale a Napoli, quindi nella città metropolitana di Napoli, che hanno più una funzione di coordinamento, dei SUAP, di cui sicuramente la regione, il centro di competenza potrà Grazie avvalersi. Io ho Riccardo, finito e ti do la parola, confermo. Giovanni. Ok, grazie. Provo a rispondere ad alcune domande, ne sono arrivate tante. Vado in ordine cronologico. La prima, di Clorinda, che ci chiede se la funzione di ricerca funziona anche per il nome della ditta. Sì, tra le varie impostazioni della ricerca, delle pratiche già arrivate, io ho vari filtri. Codice fiscale impresa, codice fiscale titolare, bla bla bla, e anche i campi per i nomi dell'azienda. Poi Cinzia e Ida ci fanno una domanda simile. Il risultato di una ricerca pratiche, come vi ho fatto vedere prima, purtroppo velocemente, può essere esportato in Excel PDF o file CSV e in seguito può essere quindi stampato. Non c'è la stampa diretta da impresa in un giorno, ma si scarica e poi si stampa. Poi, un'altra domanda importante di Girolamo che chiedeva, perché non viene, istituita la funzione di richiesta documenti successivi come quella per i pagamenti del modello 3 che vi dicevo prima? In realtà è già presente. Esiste la funzione evento richiesta integrazione documentale che ci permette di chiedere documenti in integrazione alla pratica. Altre tipologie di richieste, come forse quelle a cui fa riferimento Girolamo, c'è l'evento comunicazione da SUAP a impresa. Qui, quindi, ho già chiesto l'integrazione documentale, è stata sufficiente, devo chiedere qualcos'altro, non so, che non riguarda l'istruttore della pratica, ho la funzione comunicazione da SUAP a impresa. Ok. Poi, Paolino ci chiedeva se la ricevuta di consegna contiene anche il numero di protocollo. Sì, quindi quando viene inviata una pratica, il portale Impresa in un giorno automaticamente a qualsiasi ora del giorno o della notte, qualsiasi giorno dell'anno, invia una ricevuta che contiene il protocollo del portale Impresa in un giorno. Quindi diciamo una ricevuta che ha tutti i valori effettivi, quindi effettivo valore legale. Con quella ricevuta è sufficiente per dimostrare di aver inviato una pratica al SUAP. La stessa ricevuta, tra l'altro, può essere l'utente la riceve via PEC, la trova nella My Page e la può anche scaricare dal portale impresa.italia.it. Ok, poi mi sembra che altre domande che mi riguardavano non ci fossero, le abbiamo affrontate insieme. Non se ne sono. Giovanni, scusa, quella lì all'inizio di Vonda Notaris, colgo l'occasione per segnalare una criticità del servizio nella gestione del procedimento. Il sistema invia tutta la documentazione in modo Ah, massivo. Se vuoi ok, sì, rispondere a in questa, realtà magari, avevo non anche so. consigliato alla collega di contattare l'assistenza per affrontare una casistica. Quindi, quando avete problemi di natura tecnica, contattate l'assistenza. Una risposta potrebbe essere questa. Mi sembra che per le SCIA, tutti i documenti di una pratica allegata vengono inviati a tutti gli enti coinvolti.
mentre per i procedimenti ordinari gli allegati vengono smistati in maniera selettiva per ognuno degli enti. Nel caso della collega, non so se lei riceve documenti anche di pratiche che non la riguardano assolutamente, quindi viene inserito l'ente competente provincia anche laddove non necessario. Allora, potrebbe essere che l'operatore SUAP vada ad aggiungere la provincia negli enti competenti per una sua ragione che non posso conoscere, o potrebbe essere che c'è un difetto nella mappatura. Per questo caso le consiglio di contattare in diretta, cioè direttamente l'assistenza, perché possono andare a vedere sul portale che cosa sta succedendo. In linea di massima non dovrebbe succedere questa cosa qui. Invece, per le domande sulla formazione, oltre al fatto che i corsi si possono organizzare e così via, però per i nuovi colleghi in ingresso, ricordatevi che c'è la formazione e-learning disponibile sul portale stesso. Quindi, quando accedete alla scrivania utente, in basso a sinistra c'è e-learning, lì trovate un corso di un'oretta circa, un paio d'ore, un'oretta, un'oretta e mezza, con delle simulazioni, con dei video tutorial che potete seguire tra l'altro in maniera non costante. Quindi lo inizio, lo riprendo quando voglio, oppure questa cosa già la so, vado direttamente al capitolo 2. Oltre a questo corso interattivo c'è il manuale a disposizione dove sono visibili tutte le funzionalità. C'è il manuale generico. E poi ci sono dei piccoli manuali, uno per la gestione delle PEC e l'altro per le funzionalità di pagamento. Beh, Giovanni, scusa, mi collego a quello che dicevi tu, anche per quanto riguarda noi nel forum, i suggerimenti PA, questo soprattutto per i nuovi, ma anche per chi ha più esperienza, ci sono tutti i webinar che abbiamo fatto, ne abbiamo fatti per esempio tre tra, adesso non ricordo benissimo, tra giugno e luglio, sul nuovo testo unico del commercio della Regione Campania, ne abbiamo fatti altri su SCIA, conferenza dei servizi, anche la nuova conferenza dei servizi, aggiornata del decreto semplificazioni, quindi c'è tutta una piattaforma dove potete gratuitamente visualizzare i webinar, con un'ora e mezza di webinar, con anche le risposte date ai partecipanti. Quindi gli strumenti ci sono, dopodiché, come diceva anche il dottor Mazzarella, naturalmente ci stiamo attrezzando per fare sempre nuovi e diversi momenti di webinar. Un ciclo di webinar sicuramente credo di poterlo anticipare. Francesca non me ne vorrà, cioè il dottor Mazzarella appunto ci aveva chiesto di fare almeno un ciclo di webinar sulle nuove linee guida quando queste usciranno, quindi poiché sarà un documento molto corposo e molto importante e strutturato, appunto almeno un paio di webinar, se non di più, dedicarlo proprio all'esame, al commento delle linee guida dove cercheremo di dare risposta un po' a tutte le domande che non solo i nuovi, ma anche gli addetti SUAP un po' più esperti si pongono giorno dopo giorno. Chiaramente non è che lì troverete tutte le risposte, però cerchiamo di dare un supporto proprio nell'operatività pratica dei procedimenti. Abbiamo ancora 5 minuti, non so se faccio in tempo ancora a rispondere a una domanda. Allora, anche questa, Giovanni, forse un po' a metà, premetti, io la leggo. La richiesta AUA deve essere compilata in provincia di Avellino, sullo sportello telematico della provincia, il quale genera un file zip della domanda che perviene sulla PEC del SUAP e non sulla piattaforma impresa in un giorno. Procedura corretta? Ma intanto io ricordo che, senza entrare nel dettaglio della procedura telematica, su cui magari puoi dire due parole tu, la pratica di AUA si presenta al comune, e per esso al SUAP naturalmente, quale che sia, anche se gli endoprocedimenti sono soltanto di competenza ambientale, quindi eventualmente la conferenza dei servizi la indice ed eventualmente convoca la provincia come autorità competente. Quindi non so, forse è stata fatta, è stata generata questa architettura per risolvere dei problemi operativi a dei SUAP, non so, io tra l'altro mi risulta che nella provincia di Avellino la massima parte dei SUAP siano proprio in convenzione, in delega con voi della Camera di Commercio, quindi non so Giovanni se tu puoi dire qualcosa su questa procedura che non mi sembra, ecco, come dire, rispecchia appieno i canoni del DPR 59 sull'AVA. Esatto, allora bisogna capire qual è il comune perché
per vedere se è un comune impresa in un giorno o se è un comune che utilizza un'altra piattaforma. In ogni caso, l'AWA dovrebbe transitare tramite portale impresa in un giorno, c'è la funzione disponibile tra i procedimenti ambientali, può essere ricercata anche per parola chiave, quindi l'utente scrive AWA e trova il modulo da compilare. Quindi in questo caso non saprei, però dovrebbe passare dal SUAP. Poi il SUAP la gira agli enti Sì. Sì, competenti, ma diciamo il postino è lui. è un po' più di postino, va. Esatto, il postino è Diciamo. il regista. Diciamo. Francesca, ti chiedevano dove poter trovare i nostri webinar. Ovviamente tu l'hai scritto, quindi lo ricordiamo, la dottoressa Ferrara ha scritto l'indirizzo dove potete scaricare tutte le registrazioni di tutti i webinar che abbiamo fatto con le slide. Sì, è anche diciamo, interessante vedere come, e questo diciamo, capisco anche i responsabili di SUAP o di chi deve operare nelle amministrazioni che solo negli ultimi, se andiamo a vedere già solo negli ultimi 2 anni le attività che abbiamo fatto, diciamo, la normativa è sempre in costante evoluzione, quindi. È giusto anche vedere come si è evoluta in questo pur breve periodo. Io vi ringrazio, è stato interessante, spero utile. I partecipanti mi sembra che abbiano seguito con molto interesse, hanno posto delle domande importanti e direi saluto Sergio. E tutti gli altri, anche gli assessori che sono forse andati via, Grazie, però no, sono saluti stati anche da parte ammessi. dell'assessore Marchello, sì, si è dovuto allontanare per Ma motivi. sì, certo, sono stati presenti. E allora, buona giornata e alla prossima. Arrivederci a venerdì 4, allora. Buona giornata a Arrivederci. tutti, grazie mille. Arrivederci, arrivederci, buona giornata.